Eccoci finalmente arrivati sul tracciolino. Come vedete già qui la vegetazione si sta riprendendo tutto il tracciato ed è un gran peccato. Oh, va che bello! Là dietro c'è Codera e qui lo scorso marzo abbiamo tagliato tutti questi frassini che c'erano e delle betulle che c'erano in quest'area, che era stato coperto, per riportare alla luce questa baita di, penso, 200 anni fa, se non di più. Infatti dopo essere stata abbandonata nel giro di pochi decenni sono cresciuti tutti gli alberi, come quelli lì intorno, ricoprendola. L'obiettivo adesso sarebbe ampliare ancora di più i tagli per riportare allo stato iniziale dell'area. Il problema è che poi, se si tagliano gli alberi, bisogna venire su tutti gli anni a tagliare anche il tratto e quindi ci sono un po' di robe da fare. Adesso siamo in una zona molto carina, questo boschetto di betulle, e qua sono sbucati alcuni ruderi, sono almeno 6 o 7, e è sempre un'emozione vedere questi residui di un'epoca passata, vuol dire che qui un tempo, almeno nella stagione estiva, ci vivevano, probabilmente portavano sulle bestie, e comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecchie strutture, quindi meno una famiglia e un po' di bestie che pascolavano tutto intorno in questa zona ormai praticamente abbandonata. Mamma mia, ma che bella casetta sei! Ma che panorama hai? Nah. Adesso dovrebbe essere finito il primo pezzo in salita, il primo intendendo da quando ho lasciato il tracciolino, e qui dovrebbe proseguire in costa per un buon pezzo. Ci sono dei larici maestosi in questo grosso abete isolato. C'è una tranquillità. Ed eccoci arrivati all'Alpe Ladrogno, quest'Alpe nel bel mezzo della Val Ladrogno, bella isolata. Adesso faccio pausa mela e poi proseguiamo per l'ultima parte. Comunque a me è buonissima, poi mela e cioccolato è una combo che, mamma mia, che buono. Eccolo là, il bivacco, e si è aperto questo scorcio, anche le nuvole sono andate via perché sapevano che sarei arrivato. Stupendo, stupendo. Adesso l'erba mi arriva praticamente all'anca. Bivacco, casorate, sempione. E voilà. Oggi la cucina prevede del pane, del formaggino e un salamino. Questi sono i rimedi rudimentali per ovviare il problema delle frane. Mannaggia, mi è appoggiato proprio
per un pelo. Vabbè, speriamo di farcela. E voilà, ritornato sull'asfalto. Oggi il giro è stato molto 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 soddisfacente. Peccato non essere rimasto su a dormire, ma sarà per la prossima volta. Con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video.